Bentornato nel mio canale, buona giornata e fortunata, fai quello che vuoi perché la scelta è tua. Oggi è sabato 22 maggio 2021. Oroscopo Toro. Un sabato di primavera come si deve. Proprio un sabato di primavera questo, già a partire dal fatto che con la grife di Venere, governatrice del vostro segno, è anche la vostra giornata fortunata. Figurarsi oggi con la luna in segno di terra in trigono al vostro, buona amica di Marte in sestile che vi regala una marcia in più. Vero, i vostri ragazzi spendono troppo e continuano a chiedervi mance e regali. Ma se il lavoro ha ripreso bene e i guadagni non sono più un problema, finite con l'accondiscendere. Finché si accontentano di un paio di scarpe sportive o del permesso di rientrare mezz'ora più tardi, potete tirare un sospiro di sollievo. In ogni caso, valutando l'opposizione Luna-Nettuno, tenete d'occhio i loro amici, tutti bravi ragazzi, ma meglio prevenire che curare. Freddezza nei sentimenti, un periodo in cui, a causa di basi povere di sentimento e amore, il vostro rapporto potrebbe risentirne. Aridità sentimentale e vuoti di affetto frequenti. Consigli sbagliati ricevuti o che si riceveranno. Qualcuno vorrà darvi dei consigli ad ogni costo, molti dei quali completamente sbagliati. Oggi per alcuni sarà un giorno memorabile, chi per lavoro, chi in amore, troverà finalmente la serenità e le occasioni propizie per ottenere un successo meritato. Guadagni in più ed extra dalla professione. Un certo benessere è in arrivo. Momenti gioiosi in casa. Favorito tutto ciò che farai dietro le quinte. Psicologia, misteri dell'aldilà, amore, soldi altrui saranno importanti. Programma un viaggio o una gita con gli amici. Saturno e Luna sono lievemente sfavorevoli oggi. Alcuni di voi potrebbero sentire noia e essere demotivati su molte cose. Prendete voi qualche iniziativa interessante per animare la serata. Il mondo va affrontato con coraggio. Oggi avrete un'occasione preziosa per mostrare a tutti che non amate nascondervi e sapete assumervi le vostre responsabilità. Giove attraverserà per qualche istante la vostra giornata rendendola luminosa e facendovi cogliere qualche successo e delle soddisfazioni. Avrai a che fare con persone attive ma nervose e suscettibili. Sii tollerante e gentile e non te ne pentirai. Non avrete oggi molte opportunità per distrarvi, sarete fissi sulle vostre cose e sui vostri pensieri. Non perdetevi in inutili discorsi, in questo momento nessuno vi capirebbe, piuttosto rafforzate il vostro progetto e date fondo a tutte le vostre forze. Non abbiate timore nel mettere in pratica le parole, dovete acquisire un po' più sicurezza. È sempre bella la flessibilità. Avete questo strano potere di attrarre a voi le persone, che oggi sarà maggiormente accentuato. Dovrete risolvere un problema a un vostro parente. Ripone molta fiducia in voi e non potete deluderlo. L'amore o la vera amicizia non sono comandati da leggi fisiche e questa sera ne avrete la prova. Un nuovo giorno che vi potrà apparire con un carico di impegni un po' gravosi. La luna benefica per il vostro segno vi induce ad essere intuitivi e sempre in forma per qualsiasi incombenza, specie nel settore familiare. La vostra tendenza a essere sbrigativi e risoluti può infatti oggi funzionare bene in casa, ambiente in cui vi trovare in accordo con i vostri conviventi. In particolar modo sperimenterete la via del dialogo e della comprensione con fratelli e sorelle, figlie e figli. Finalmente godrete di maggior fiducia in voi stessi e negli altri. Importante anche che sappiate rassicurare e infondere ottimismo in chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, se siete sicuri delle vostre ragioni, fatevi valere. In questo sabato, cari Toro, siete un po' più fortunati del solito e le stesse vi regalano qualcosa in più, quindi cercate di essere fiduciosi. Sul lavoro non evitate discussioni solo perché sapete di aver ragione, a volte, il dialogo è la cosa più importante anche per rafforzare i rapporti. Anche se non avete insistito per avere delle informazioni, in questa giornata, c'è la possibilità che ve li forniscano lo stesso. Dovreste ringraziare, perché è quello che è giusto fare. Non importa se qualcuno si aspetterà qualcosa in cambio. Se queste informazioni vi sono servite e, se non avevate modo di reperirle, allora è possibile che abbiano ragione a voler essere, quantomeno, ringraziati.
luna di terra in trigono al vostro segno e all'amico Plutone, per di più in sestile anche a Nettuno che di amicizia oggi vi parla con accenti particolarmente nostalgici. Ripensate a qualcuno al momento irraggiungibile, certo che vi sentite spesso, ma non è la stessa cosa che incontrarsi e fare una passeggiata insieme o, perché no, un bel viaggetto. Spesucce e spesone sostenute dalla coppia Venere-Mercurio in seconda casa, ma a beneficiarne non siete voi, casomai i vostri cari, figli in prima linea, così ha deciso la bianca signora e ai suoi ordini non si discute. Amore ed Eros, amate i vostri ragazzi, ma quando vi rimbeccano con quella voce petulante gli assestereste volentieri uno scapaccione. Vero, siete nervosi, anche per il pressing professionale, ma certe alzate di testa in casa vostra non sono consentite. Nonostante gli amici vi suggeriscano di essere più morbidi e disponibili nel vostro universo mentale, le regole sono regole come tali vanno rispettate. Riguardo alla mancia settimanale poi, che si aggiustino come meglio credono. Se la cifra che mettete a disposizione se la spolverano con una sola uscita saranno fatti loro. È bene che imparino ad amministrarsi fin da piccoli. Se tenete davvero al partner, dovete fidarvi e assumervi qualche rischio in più. Non potete restare fermi davanti alle difficoltà, dovete essere pronti a fare la scelta più adeguata, per voi e per l'altro. Espandete oggi la parte affettiva, molto in evidenza in voi anche se tendete a non farla vedere molto all'esterno. In relazioni stabili oppure in legami solo occasionali, vi trasformate, pur conservando la tipica sobrietà, in innamorati cronici. Plutone è in carburante per far muovere la macchina dei desideri, garantendovi il meritato arrivo alla destinazione da voi voluta, specie se siete tori della terza decade. Lavoro e denaro, guadagni e spese filo conduttore della giornata, griffata da affari non sempre facili da gestire. Soprattutto se la trattativa avviene con persone che conoscete bene e con cui avete sempre gestito rapporti amichevoli, troppo forse è così ora per non scontentarli rischiate di doverci rimettere voi. Figuraccia in sede d'esame o in corso a un'interrogazione quando la vostra intraprendenza viene scambiata per boria, in realtà siete entusiasti della materia, ma parlando così precipitosamente sembra che abbiate imparato tutto a memoria, la qualcosa non fa certo onore a nessuno. Piano al volante, primo perché non siete corridori di Formula 1, perciò rischiate e fate rischiare anche agli altri. Secondo perché la malta potrebbe essere molto salata e se i soldi che avete guadagnato volete spenderli in modo più piacevole, abbigliamento, viaggetti o cultura, farete bene a risparmiare sulla sanzione. Purtroppo le incertezze non consentono di fare progetti a lungo termine e di essere brillanti come vorreste. Bisogna essere ancora pazienti, farsi prendere dallo sconforto non risolve le situazioni. Urano stimolato anche dalla luna vi impone di seppellire l'ascia di guerra oggi al lavoro, anche se il vostro spirito battagliero vorrebbe vedervi in azione diretta a difendere le vostre prerogative. Mosse guidate dalla fredda razionalità vi faranno padroneggiare situazioni lavorative che vi avevano visto al palo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 29 di aprile. Benessere, esagerati, continuate ancora a starnutire per le allergie primaverili? Ormai la stagione sta trascolorando nell'estate e la fase più delicata per i raffreddori dovrebbe essere conclusa, va bene che passate per un segno lento, ma perché sforare così dai tempi indicati dai tomi di medicina? Datevi una mossa e sbrigatevi a guarire per le vacanze che si avvicinano. Bevi molta acqua per sentirsi sazio, mangia leggermente in modo da avere un sacco di energia naturale e stai lontano da cibi salati e grassi. Per lei, avete ragione, dopo una settimana così pesante non vedete l'ora di riaprire la casa delle vacanze, spaziare con lo sguardo sul verde e respirare aria buona. Ma chi vi ha dato la patente vi autorizza a correre così in autostrada? Rallentate subito, prima che l'autovelox se ne accorga. Per lui, i vostri rampolli hanno sempre la parola pronta, un continuo botta e risposta che diverte loro, ma estenua voi. Sì, i ragazzi di oggi sono davvero svegli, a loro confronto voi eravate proprio. Polentoni. Colore delle emozioni, cannella barometro dell'umore, sereno pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 9,
Benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.